Io sono Bob Messini, saluto tutti gli italiani nel mondo e vi parlo da Bologna. Perché Bologna? Perché nei menù di tutti i ristoranti italiani nel mondo ci sono gli spaghetti alla bolognese, in tutti tranne che a Bologna. Cari amici italiani sparpagliati in tutto il mondo, oggi parliamo di ambiente. Il pianeta non ci sopporta più, dobbiamo fare qualcosa il più presto possibile, subito! Qualcosa, ma cosa? A cosa non siamo disposti a rinunciare? Scopriamolo insieme. Ma macchine. Alle macchine? Hai l'auto elettrica, no? Sì. Ah, sì, l'auto elettrica. La stiamo prendendo oggi. Perfetto, bravissimo. Il riscaldamento al massimo in casa. Quello sì. Quello sì. Quando fa freddo, sì. Ma penso che l'importante è cominciare da casa, no? Cominciare con il plastica, cartone, tutto questo. Ma tu dici questo con una bottiglia di plastica in mano, però. No, ma sì, ma tu devi separare. L'idea di avere la macchina sotto casa. Sotto casa, che io esco all'ora che voglio. Esco all'ora che voglio, me la prendo, capito, è molto comodo. Lei l'ha cambiata da poco la macchina? No, l'ho da 7 anni, la uso poco. Ritornare nel negozio, restituirlo e riempirlo. Ah, il vuoto a rendere, come era una volta. Sì, come era una volta, mi sembra che fosse una cosa molto più intelligente. Quello che è comodo, sicuramente si fa fatica a rinunciare. Potrei rinunciare alla macchina, alla moto no, perché mi serve per venire a lavorare. Una cosa a cui nessuno, comunque la maggior parte, è disposto a rinunciare è alla tecnologia. Gli stessi computer o cellulari o tablet o questa sorta di consumismo forse smodato, poi li uso anch'io, quindi mi certo. Includo nel discorso, però forse quello già può quindi essere... Anche la tecnologia incide fortemente sull'ambiente. Bisognerebbe cambiare sistema economico. Lei, per esempio, secondo me fa fatica a rinunciare agli spaghetti alla bolognese. Perché ride? Spaghetti alla bolognese? Sì. Ma non esistono gli spaghetti alla bolognese. Non esistono. Ma come? Sono famosi in tutto il mondo. No, gli spaghetti alla bolognese non esistono. Esistono le tagliatelle al ragù. Oggi abbiamo scoperto che le persone non sono irresponsabili. Tutti nel nostro piccolo siamo disposti a rinunciare a qualcosa. Anche agli spaghetti alla bolognese. Anche perché non esistono. Alla prossima!